Buongiorno a tutti. Allora, intanto ditemi se mi sentite bene. Sto facendo due esperimenti per vedere se riesco a condividere un video con l'audio. Allora, vediamo un po'. Aspettiamo. Bene, allora, penso che mi sentiate. La qualità dell'immagine non è il massimo, ma va bene lo stesso. Allora, ieri sera su Sky TG24 hanno trasmesso uno speciale che doveva, nelle loro intenzioni, raccontarci come gli algoritmi usati da YouTube svantaggino quella che è la verità ufficiale e diano troppo spazio, ahimè, qui cominciano già col desiderio di limitare certe libertà. Gli algoritmi di YouTube, dicevo, concedono troppo spazio a quella che sarebbe, secondo l'opinione di questi giornalisti di Sky TG24, avvantaggiare il cosiddetto complottismo e le fake news. Ovviamente la trasmissione era un cavallo di Troia per introdurre ancora una volta la giornalista scientifica, lei così si definisce, Silvia Bencivelli, laureata in medicina e che si occupa, come lei dice sempre, di balene e neutrini. E che nel 2013, qui vi racconto un po' la storia perché magari non tutti sono al corrente, nel 2013 per la stampa di regime, il giornale La Stampa, pubblicò un primo articolo, poi ne seguì un secondo, sulle cosiddette scie chimiche. Ovviamente l'argomento scie chimiche viene preso a scherzo, viene perculato, come dicono loro, da anni, perché se non si può confutare un argomento con elementi seri e concreti, si mira a ridicolizzare l'argomento. Quindi chi si occupa di scie chimiche o di guerra climatica è uno scia chimista o uno scio comico o uno scia chimicaro, complottista genericamente, sciroccato, fulminato, ladro, truffatore, cioè queste sono le argomentazioni, tant'è vero che la Bencivelli nel suo, chiamiamolo, articolo del 2013, che mi pare seguiva di poco la perquisizione e il sequestro hardware in casa Marciano e addirittura la perquisizione nell'armadietto di scuola di mio fratello Antonio, ad opera di cinque agenti della Polizia Postale inviati dal giudice Maria Paola Marrali, su indicazione della Polizia Postale, badate bene, dove l'ispettore Bracco era amico di WASP, Angelo Nigrelli, che io a suo tempo avevo denunciato e che mai logicamente la magistratura fece nulla perché era culo e camicia con questi, no? WASP, Angelo Nigrelli, socio di Task Force Butler Federico De Massis, fratello dell'avvocato Fabio De Massis, ex, mi pare, consulente, avvocato del WWF Abruzzo. Insomma, ci sono vari collegamenti, li ho già descritti in altre occasioni. Ora, come dicevo, questo speciale del TG24 era una scusa, un cavallo di Troia per introdurre ancora la Bencivelli che, badate bene, da quando scrisse quell'articolo nel 2013 non ha fatto altro che in giro per le conferenze discutere, ahi noi, delle ridicole scie chimiche, confutandole esattamente così. Le scie chimiche sono una bufala inventata da due truffatori negli anni 90 che ci volevano fare dei soldi e che si inventarono un fantomatico complotto mondiale che non esiste perché le scie chimiche lo sanno tutti,
sono solo scie di condensazione. Questo fu definito ed è definito ancora ora ed è stato definito anche dai magistrati che mi condannarono pochi mesi fa, dove la parte lesa, guarda caso, era la Bencivelli, è definito un articolo scientifico, cioè se una giornalista, chiamiamola così, scrive le scie chimiche sono una bufala perché lo dico io, perché era una truffa inventata negli anni 90. E non me lo dimostri. Che articolo scientifico è? Cioè, tu ti puoi anche occupare di balene e neutrini, puoi essere una scienziata, lavori per il CICAP, lavori per la RAI, lavori per questo e per quello, addirittura lavori per l'informazione e per la formazione nelle scuole. Immaginate voi che danni che fa questa. Allora, se tu non mi dimostri che quello che dici è vero, supportato da fatti e da prove scientifiche, quello che hai scritto è fuffa. Però sulla stampa, la Bencivelli, giornalista scientifica, apriti cielo, no? Allora, all'epoca già noi col dente avvelenato per la perquisizione inaudita e non motivata da parte della magistratura a casa, ovviamente non fummo molto felici di questa pubblicazione. E dico noi, in quanto noi attivisti, per cui molte persone, compreso me, scrissero, evidentemente a ragione da un punto di vista obiettivo, guarda che hai scritto delle cazzate, devi dimostrarle. Io personalmente non ho mai scritto alla sua mail personale, ma la Bencivelli dichiara di sì, sia nelle conferenze, sia in televisione, sui giornali, alla magistratura, ai magistrati, durante la prima e unica udienza che ha portato poi in mia assenza alla mia condanna ad 8 mesi di reclusione. Senza prove, anzi con le prove manipolate, e dopo ci arriviamo. Non contenta, la Bencivelli pubblicò un secondo articolo nel quale si lamentava di essere stata oggetto di stalking, di persecuzione, di insulti a sfondo sessuale. Ora, tutte queste accuse, e quindi supponiamo che le abbiano scritto per dire 200 persone, 20, 30, 1000, quello non lo so io, no? Allora, secondo la Bencivelli e secondo il teorema della magistratura, queste persone che hanno scritto, per loro motivi, evidentemente abbastanza incazzate dopo aver letto l'articolo sulla stampa, che ridicolizzava il tutto, visto che ci vengono, ci avvelenano, ancora è di poche ore fa, l'ordinanza di divieto di consumo di acqua potabile in quel di un paese della Sardegna perché ha piovuto acqua e alluminio. E quindi l'acqua potabile non è più potabile perché i livelli di alluminio hanno superato il limite consentito per le acque, per il consumo umano. Logicamente questo alluminio da dove viene? Visto che è un esempio, ma succede in tutta Italia, che gli acquedotti vengono chiusi per aver superato i livelli di alluminio e bario. Come mai? Arriva dal vapore acqueo, signora Bencivelli, signorina, quello che sia? Arriva dal vapore acqueo, dalle scie di condensa, questo alluminio e questo bario, da dove arrivano? Mi dimostri che il bario e l'alluminio arrivano da altro? Che gli invasi per l'acqua potabile vengono inquinati da alluminio da qualche altra fonte che non sia la diuturna irrorazione da parte di aerei commerciali e militari? Allora, dimostramelo. Comunque, per tornare alla questione principale. Molte persone le scrissero, io non so cosa, non so come, ognuno è libero di decidere per se stesso, quindi qualcuno ha preso l'iniziativa di scrivere alla Bencivelli, ma secondo il teorema della magistratura, l'ispiratore di questo stalking, lei dice che ha subito stalking, poi è tutto da dimostrare, l'ispiratore, l'hater, l'odiatore, sarei io, sarebbe il sottoscritto, Rosario Marciano. Allora cosa hanno fatto? Ovviamente
la Procura di Roma aveva archiviato, ma la Procura d'Imperia, che conosciamo bene come opera, ha pensato bene di rinviarmi a giudizio. E alcuni anni dopo, quindi dal 2013 passiamo al 2018, nell'aprile del 2018, in un'unica udienza, non comunicata all'imputato, senza contraddittorio, senza la minima possibilità di discussione, perché ovviamente non si è mai visto che in Italia ci si lamenta che i processi durano troppo e invece il processo di Marcianove è durato alcuni minuti e subito si è arrivati alla sentenza. Quindi la Bencivelli ha recitato la sua parte, come quella che ha recitato in tante conferenze in questi ultimi anni, dal 2013, ha dichiarato che ha subito stalking e diffamazione da Marcianò, ha presentato addirittura alcuni screenshot che sono stati usati in un altro processo per un'altra supposta vittima di offese da parte del sottoscritto. Anche quest'altra vittima è una esponente che collabora con il CICAP. Guarda caso, nel processo cosiddetto Class Meteo contro Marcianò ci sono Massimo Della Schiava e Fioba, che scrive diffamazioni e insulti dal 2007 e che si peritava anche di telefonare alle radio dicendo che sono un truffatore e che non era il caso che mi intervistassero. E guarda caso, lui è insieme a quest'altra, alla Giacomin, parte lesa. Scusate un attimo. Pronto? Sì, ciao. Senti, io sono in diretta, ci possiamo sentire tra 10 minuti? In diretta a Facebook. Va bene. Sì, ma tu, se tu mi vuoi dire già che ora ci vogliamo sentire? Va bene, sì. Ok. Allora facciamo tra 20 minuti? Ce la fai? Va bene? Sì, tanto io finisco prima. Sì, esatto. Ok, va bene. Allora, a tra poco. Grazie. Ciao, ciao. Allora, scusate, si vede che è una diretta, tutto preparato, eh? Allora, quindi dicevo, sono stato condannato bellamente così, senza nessun contraddittorio, e la Bencivelli ha portato in tribunale, così come ha fatto nelle conferenze, quindi la conferma ce l'abbiamo avuta nelle varie conferenze che ha fatto in giro per l'Italia dal 2013 ad oggi, delle prove manipolate, quindi degli screenshot che sono stati usati anche per un altro processo, e addirittura un montaggio audio nel quale si stacca, si passa dal minuto 3, per dire, al minuto 18, quindi si saltano 15 minuti, si attaccano i due pezzi dell'audio. E si fa credere che una frase che era rivolta dal sottoscritto al Federico De Massis, alias Task Force Butler di Pescara, si fa credere che questa frase fosse orientata alla Bencivelli, che quindi diventava a questo punto la prova fumante che Marcianò era uno stalker e che voleva uccidere la Bencivelli, voleva farle del male. Questa tesi, questo teorema assunto dall'accusa, dalla parte civile, è stata acquisita dal giudice, il quale, in men che non si dica, mi ha condannato ad 8 mesi. Ovviamente io sono andato in appello, anche se l'avvocato d'ufficio si era rifiutato di farlo, l'appello ce lo siamo scritti noi. E ovviamente ho denunciato alcuni giornalisti che hanno rilanciato la notizia in maniera del tutto falsa. E ho denunciato per calunnia la Bencivelli, la quale si è guardata bene poi in una conferenza successiva nel presentare ancora quel file audio manipolato, perché lo sa bene che ho ragione. Detto questo,
Vi faccio sentire come la Bencivelli sul Sky TG24, ancora non stanca, non soddisfatta dei danni che ha arrecato al sottoscritto con le sue calunnie, si è inventata alcune cose. La faccio breve perché tra poco ho un'intervista. Ha detto che io ho perseguitato anche i genitori della Solesin. Solesin sarebbe quella ragazza che nell'attacco al Bataclan sarebbe morta a seguito della sparatoria all'interno del locale a Parigi. Dimentichiamo che il ragazzo, il fidanzato della Solesin e la stessa Farnesina nei primi istanti e nelle prime ore dicevano: non troviamo Valeria Solesin. Dov'è Valeria Solesin? È scomparsa. Il ragazzo dice che non l'ha più vista, era nel locale insieme a lei, ma di punto in bianco non l'ha più vista. Quindi la Farnesina diceva: vedete se la trovate, perché qui la Solesin non c'è. Dentro al Bataclan la Solesin non c'è. E pochi giorni dopo il fidanzato della Solesin cambia versione e scrive: mi sono nascosto sotto il cadavere della Solesin per 2 ore mentre i terroristi continuavano a sparare. Ma come? Se ti sei nascosto per 2 ore sotto il cadavere della tua fidanzata, è possibile che non la trovavi più? Quando ti sei alzato, l'hai vista? No? E come mai? Allora, qui ci sono due tesi discordanti. Quindi già questa cosa qua non squinfera, non funziona. Va bene, passi, si è confuso. A un certo punto compare una fotografia, anzi non una, ma tre scatti fotografici in alta risoluzione, eseguiti da un fotografo israeliano, durante l'esercitazione a Parigi davanti al Bataclan, che è avvenuta 3 ore prima dell'orario, le 11:20 circa, dichiarato dell'attacco al Bataclan. E in questa fotografia compare una donna che è identica alla Solesin, solo che ha 10 anni di più, perché le foto della Solesin che abbiamo visto sono tutte vecchiotte. Ora, per questo motivo, io sono stato accusato dalla Bencivelli di aver perseguitato i genitori. Cioè, ditemi voi. Comunque, vi faccio ascoltare brevemente quello che dice la Bencivelli e poi vi saluto, magari approfondiremo in un'altra occasione. Prescindere dalla TV, è legittimo quello che dice, però a prescindere dalla TV, e coinvolgo subito Silvia Bencivelli, che Vediamo. la vedevo fremere un po', è in realtà un meccanismo che è molto attuale anche adesso, perché Silvia è rimasta per esempio vittima, e ti prego di sintetizzare la tua vicenda, di un qualcosa, di un qualcuno che a tal punto credeva nella fattispecie alle scie chimiche che lei, da giornalista scientifica, in qualche modo sosteneva, appunto andava a spiegare perché non si avvera che esistono, l'ha pagata di prima persona, cioè, ha subito dello stalking anche da uno fanatico, chiamiamolo così, delle scie chimiche. Sì, la storia è questa. Vorrei però dire che educare il pubblico non devono essere nelle TV, né i giornalisti, né i social network. Un pochino ci dobbiamo pensare da soli e ci sono certi meccanismi psicologici molto ben studiati sul perché noi crediamo a quello che gli altri vogliono farci credere. Quindi il discorso sta un pochino a monte rispetto ai cattivi che ci indottrinano, all'algoritmo che ci mette lì delle cose sbagliate. Nella fattispecie mia è andata che a un certo punto ho scritto un articolo, ma uno dei tanti davvero, mi ha dato un sacco di mestiere parlando di fake news, un sacco di cose da scrivere. Ho scritto un articolo su questa bufala, che è una bufala che nasce negli anni 90, quindi è tecnicamente abbastanza recente, che sostiene che qualcuno ci stia avvelenando. In genere dietro c'è il potere in generale, c'è chi poi questo potere lo attribuisce agli americani, alle multinazionali, Big Pharma, alle caste, quello che vi pare a voi, e che ci sta avvelenando attraverso le scie di condensa degli aerei, che alle volte si formano, alle volte no, ovviamente in base alle condizioni fisico-chimiche dell'atmosfera in quel momento, e carburante, eccetera, eccetera. Io ho scritto questo articolo e ho inaspettatamente, perché veramente non credevo che fosse un tema caldo, ho subito una persecuzione messa in opera manovrata da una persona in particolare. Quindi c'era una persona che ha scatenato un mail bombing molto aggressivo.
li potete immaginare, essendo io una femmina, di che cosa si sia trattato in maniera particolare. Questo mail bombing è stato sia sulle mie caselle di posta private, sia invece anche poi in pubblico, quindi ci sono stati anche dei possibili, diciamo, danni di immagine. 5 anni dopo ho avuto un processo, ve la faccio molto breve perché ovviamente le questioni... C'è stato un processo, c'è stata anche una condanna. Esatto, 8 mesi, questa persona è stata riconosciuta rea di diffamazione a mezzo web, che è tra l'altro un reato che si tende a perseguire sempre di meno, è molto complicato perché queste company, YouTube, Facebook, eccetera, sono americane, quindi per avere l'identificazione del reo ci vuole la collaborazione appunto di un'impresa che sta di là dall'oceano. C'è stata però la sentenza mi ha dato ragione e non solo, questa persona avrà un altro processo sempre per stalking, mentre il primo era per diffamazione, sempre nei miei confronti, e la cosa potrebbe anche andare avanti perché in realtà non si è fermato. Ed è stato sorprendente per me, adesso ne parlo così, però ecco, 5 anni fa non avrei saputo aprire bocca, perché mi sono veramente molto spaventata, perché la violenza, quella verbale è terrorizzante, la violenza da parte di uno sconosciuto che ti manda delle mail nella casella elettronica può essere veramente spaventosa, cioè io per la prima volta nella mia vita mi sono trovata a sentirmi dire tu non uscire di casa da sola. È che io scrivo di scienza, quindi non scrivo di mafia, non sono stata mai abituata a pensare di essere un soggetto sensibile, sensibile nel senso inglese, insomma, delicato, ecco, qualcuno che può compromettere gli interessi altrui e quindi essere vittima di una cosa di questo tipo. E dopo 5 anni, appunto, ho avuto questo processo che si è concluso a mio favore, ho deciso che valeva la pena, anzi era necessario parlarne, perché è stato un processo penale, non è stato un processo civile. Quindi questo reato è stato riconosciuto, voglio dire, anche a beneficio della collettività. E questo sia direzione per tutti, ecco, non si fanno. Scrivi ancora di scie chimiche? Prego? Scrivi ancora di scie chimiche? Forse no, perché mi sembra che la cosa sia un po' scemata. Sì, no, ma io, quella è stata la prima e l'unica volta che ho scritto di scie chimiche, nel senso che io faccio un mestiere abbastanza diverso. Io ho una laurea in medicina, ecco, quindi certo. In generale io scrivo di salute. In realtà adesso sto facendo tutta un'altra cosa, lavoro con Radio 3, faccio una rassegna stampa culturale, quindi non era veramente... Cioè, è stato sai come funziona, no? Se uno è freelance, ogni tanto scrive di neutrini, ogni tanto di balene. Quella volta lì mi sono toccate le scie chimiche, ma non sono una debunker... agguerrite di professione, certo. Daniele, eppure su YouTube, ecco, va bene, non vado oltre, anche se comunque la Bencivelli si è prolungata oltre, dicendo anche ma non lavora nemmeno, cioè, questo poi bisogna vedere chi le ha riferito che il sottoscritto non lavora e poi se sono affari suoi, se è vero, se non è vero. E comunque se questo significa screditare ulteriormente una persona, c'è da dire che in questi anni in cui sono stato diffamato e screditato dalla stampa nazionale e locale, è ovvio che alla fine la partita IVA che avevo l'ho dovuta chiudere, perché quasi tutti i clienti, guarda caso, erano avvocati e professionisti vari e li ho persi. Ed è ovvio che non potevo mantenere la partita IVA aperta se non avevo più lavoro. E questo è un demerito, cioè se io vengo screditato e perdo i clienti, è logico, non posso più avere un'attività regolare, no? Ok? Va bene, allora, questa è una mia colpa, evidentemente. E la Bencivelli ovviamente sa di mentire, perché... anche nel caso del processo che lei dice ci sarà o non ci sarebbe per stalking, anche lì non mi risulta niente. Non mi risulta alcunché, non mi è stato comunicato alcunché. Di solito, se la magistratura interviene, ti invia una comunicazione di conclusione indagini. No? O qualcosa del genere, o di rinvio a giudizio, non c'è niente, anche perché bisognerebbe capire quali sono gli elementi di prova che porterebbero a un processo per stalking da parte del sottoscritto, che non ha il numero di telefono e mai si è interessato di avere il numero di telefono della Silvia Bencivelli, non ha la sua mail e quindi non le ha mai scritto,
non ha mai comunicato direttamente con la Bencivelli, quindi vorrei capire come si può configurare un reato di stalking, visto che poi comunque tutto lo stalking che ho subito io è sempre passato in cavalleria da parte della magistratura. Vorrei capire con quale coraggio i magistrati imperiesi potrebbero, ma è ovvio, conoscendoli sono anche capaci di farlo, rinviarmi a giudizio per stalking nei confronti di una giornalista che io ho visto solo in fotografia, in televisione e nelle conferenze, e con la quale non ho mai interloquito direttamente. Tant'è che è ovvio, lei lo sa bene che un confronto diretto a confutare quello che ella scrive e afferma nelle conferenze e in televisione sarebbe deleterio per questa giornalista, perché non, lei non ha le prove di quello che dice. Al contrario, quello che affermo io è corroborato da prove di ogni genere, documenti anche referati. Per cui, cara Bencivelli, se le scie di condensazione sono veramente scie di condensazione e non sono scie chimiche, allora ti sfido, no? Facciamo un confronto pubblico, vediamo se io veramente sono un truffatore come quelli del 95 che ti sei inventata, seguendo le storielle di Paolo Attivissimo del CICAP, oppure se ho ragione io, allora poi vediamo, no? Vediamo. Non è questione comunque di dire chi è che ha ragione. La guerra ambientale è stata confermata anche dal generale Fabio Mini. Quindi, il generale Fabio Mini che cos'è? Un malato di testa? Uno sciroccato? Un truffatore, uno stalker? Allora voi non avete argomentazioni e continuate a usare i media di regime per screditare il sottoscritto. Ma a me ormai non me ne frega più niente, perché più danni di quelli che mi avete fatto non me ne potete fare. Quindi andate avanti così, coraggio, andate avanti così e vedrete che farete molta strada, moltissima strada. Un caro saluto a tutti, vi lascio e ci risentiamo alla prossima volta. Thank you.